A me l'Italia unita piace, ma se è alla pari. La questione meridionale mi dispiace più di quanto mi piaccia l'Italia unita. E siccome ho 68 anni e non voglio fare la fine degli altri meridionalisti, o finisce la questione meridionale o finisce l'Italia. L'Italia può restare unita e io onestamente non ne vedo molte possibilità ora come ora. Dico non vedo molte possibilità perché non voglio dire quello che penso, cioè che non ne vedo nessuna. Soltanto se diventa equa. Tu c'hai l'alta velocità, pure io. Tu c'hai il centro di ricerca pagato da tutti, 150 milioni di euro all'anno, Human Technopole a Milano, ma dove stiamo? Cioè più di quanto viene dato per la ricerca in tutto il resto d'Italia, solo a Milano. Io. Tu c'hai i treni, pure io. Tu c'hai l'aeroporto, pure io. Tu c'hai l'università con le attrezzature, pure io. Se non è così, allora noi ce ne andiamo per i fatti nostri. Il solo petrolio della Basilicata, l'ho stimato Bloomberg, la più grande e più influente agenzia mondiale di economia e finanza, il solo petrolio della Basilicata basta a pagare il debito storico di tutta Italia. E solo con la stima del petrolio visto finora, perché ce n'è molto di più e si sa già, bene, quel petrolio non arricchirà più le regioni del nord. Loro del prossimo millennio, di questo millennio, loro blu l'acqua, le riserve della Basilicata e dell'Irpinia sono fra le maggiori e le migliori d'Europa. E così tutto il resto. Se andiamo a dividerci, noi avremo dei primi anni terribili, spaventosi. Dopodiché, quelli non li vediamo più. Nel senso che loro precipiteranno e noi decolleremo. Perché i soldi, facciamo l'esempio dell'Europa, se ci fosse ancora, i soldi dell'Europa arrivano qua e non vengono rubati per essere portati al mare, ma vengono rubati qua, ho capito, ma sono altri nostri. Ladro per ladro, USD, preferisco i miei. È così per tutto il resto. Perché le potenzialità di questo territorio sono immense. Non vengono sviluppate perché non si vuole che vengano sviluppate. Perché non ci sono i collegamenti sud per il sud? Perché il sud non deve essere mercato di se stesso. I collegamenti sono solo nord-sud. Perché non c'è la linea diretta Napoli-Bari? Perché dove ci sono delle linee dirette, autostrade, ferroviarie, ecco, si sviluppa economia e non si deve sviluppare al sud. Tu con l'Adriatico e la Tirrenica arrivi subito a Milano, ma non arrivi da Napoli a Bari. È quello che scrivevo un secolo fa Salvemini, spiegatemi perché un carico di chiodi da Napoli a Pescara, 190 km, non riesce ad arrivare prima dello stesso carico di chiodi da Busto Arsizio a Pescara. Perché Napoli non deve fare i chiodi, li devono fare lì. Se ci si separa, non potranno più derubarci. All'inizio ce la passeremo malissimo, dopodiché saremo una delle regioni del mondo a più alto sviluppo. I nostri giovani non solo non partiranno più, ma torneranno indietro e forse torneremo a quello che era questa terra prima dell'unificazione, quando da Brescia emigravano in Calabria per andare a lavorare negli stabilimenti siderurgici, quando dalla Lombardia emigravano a Napoli per andare a fare ogni genere di lavoro e ringraziavano, come è scritto alla Chiesa dei Lombardi a Napoli, ringraziamo Napoli e napoletani di averci dato un lavoro, una casa e di averci accolto. Come emigravano da sopra al lago, nei paesi del lago di Como, in Sicilia, al punto che ancora oggi i dialetti dei comaschi di quei paesi
hanno in dialetto lombardo i termini siciliani, per cui loro dicono uno, due, cia, quattro, cinque, sia, sopra il lago di Como, perché è un retaggio dell'emigrazione comasca in Sicilia, quando il reddito della sola città di Napoli, del distretto napoletano, il PIL, era superiore a quello del triangolo industriale tutto messo assieme. Ci possiamo, l'abbiamo fatto una volta, possiamo tornare.